Il muretto a secco è una vera e propria scultura artistica delle comunità che si affacciano sul Mediterraneo, come Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Slovenia, Spagna e Svizzera, in prima fila comunque c'è l'Italia, che ha fatto richiesta all'UNESCO per riconoscerlo come patrimonio dell'umanità. Un'arte che si tramanda di padre in figlio e rappresenta una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura. In questo senso l'Italia, con in testa la Puglia, ha presentato la sua candidatura per il riconoscimento di questa tradizione come patrimonio dell'umanità. Per questo l'UNESCO ha riconosciuto ed inserito l'arte dei muretti a secco nella lista degli elementi immateriali che hanno diritto al riconoscimento mondiale. Le strutture a secco sono sempre fatte in perfetta armonia con l'ambiente, spiega l'UNESCO. Si tratta di uno dei primi esempi di manifattura umana ed è presente a vario titolo in quasi tutte le regioni italiane, sia per fini abitativi che per scopi collegati all'agricoltura. I muretti a secco rappresentano un patrimonio identitario per tutta l'Italia e per la Puglia in particolare. La regione, dichiara il presidente Emiliano, si è fatto promotrice insieme alle altre regioni di questa candidatura. La nostra terra, dal Salento alla Capitanata, è incorniciata da muretti a secco, opere che tracciano il lavoro dell'uomo rispettoso dell'ambiente, testimonianza di una storia contadina antica che mantiene intatta la sua autenticità nel tempo. Questo riconoscimento da parte dell'UNESCO celebra un elemento della nostra tradizione che identifichi i luoghi della nostra memoria e che si tramanda di generazione in generazione. Grazie all'UNESCO, dice Emiliano, potremo valorizzare ancora di più l'unicità del nostro territorio e far apprezzare tutta questa bellezza ai visitatori e ai turisti che verranno a trovarci da ogni parte del mondo.